La sfida odierna al San Marco di Pescara rappresenta una tappa cruciale per la stagione delle due protagoniste, chiamate in scena per la sfida di cartello del decimo turno di andata nel girone B di promozione. I padroni di casa del Delfino Flacco Porto, che stanno attraversando un momento piuttosto grigio della propria stagione, hanno l'opportunità di rivitalizzare le proprie aspirazioni al cospetto dell'attuale capolista, il sempre più sorprendente Castiglione Valfino, che arriva a Pescara con l'intento di uscire indenne da una delle trasferte più impegnative della stagione. Lo stato d'animo delle due contendenti farebbe pendere teoricamente l'ago della bilancia verso i biancazzurri di mister Appignani, che da questa settimana guidano la classifica in perfetta solitudine dopo l'ultimo turno favorevole, con la vittoria casalinga sul Raiano coinciso con la contemporanea battuta dal resto del Casalbordino col Piazzano. I portuali, al contrario, hanno subito un brusco scivolone in trasferta col Palombaro e devono ritrovare lo smalto dei giorni migliori per rimanere ancora incollati al gruppo delle battistrada. Giornata all'insegna del fair play, con le due squadre che pranzano insieme prima della gara, ingresso gratuito per tutti gli spettatori presenti al San Marco e terzo tempo con buffet finale. I ragazzi di Bonatti partono subito all'offensiva, anche se il tentativo dalla distanza da parte di Di Felice non riesce a centrare lo specchio della porta. La reazione dei teramani è immediata, ma anche in questo caso infruttuosa, con Chiavaroli che deve aiutarsi con il palo alla sua destra per arginare il temibile diagonale di Colicchia da posizione estremamente decentrata. Al nono i portuali accennano ad una tiepida protesta in seguito ad un contatto in area tra Di Marco e Piccioni, ma il signor Di Monte Odorisio Di Vasto lascia proseguire l'azione. La gara rimane in bilico, con le due squadre che si affrontano a viso aperto e che in maniera quasi speculare tentano di piazzare il colpo per rompere gli equilibri. Sul versante opposto tocca alla squadra di Appignani portare la sua insidia dalle parti di Chiavaroli, salvato da Ligozchi, che si trova in traiettoria sul tiro a botta sicura di Colicchia e allontana la minaccia. Dopo i primi fuochi d'artificio, che non portano sostanzialmente a cambi di punteggio, i ritmi della gara tendono ad affievolirsi, ma tornano fragorosamente a galla nella fase declinante del primo atto. Poco prima della mezz'ora i portuali innescano una temibile ripartenza, culminata con la sgroppata di Saltarini sulla corsia mancina e con il tiro in porta di Ligozchi, azzerato dal provvidenziale salvataggio di Marzoli a ridosso della linea di porta. Passano pochi istanti e i ragazzi del patron Paluzzi tornano a pungere con una insistente incursione in area di Piccioni e De Leonardis, con quest'ultimo che cerca il destro a rientrare, ma l'intervento aereo del biancazzurro Marzoli anticipa il proprio portiere e disinnesca l'insidia a fondo campo. Sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina, Durantini e i suoi compagni di squadra riescono a cavarsela, ma con qualche patema di troppo. Dopo aver subito la pressione portuale, il Castiglione Valfino prova a riaffacciarsi in avanti con l'ottimo affondo sulla corsia sinistra da parte di Graziano Di Donato, abile poi a scodellare dal fondo per la testa di Mergiotti, appostato sul secondo palo, che indirizza la sfera per l'eventuale tap-in di qualche compagno di squadra meglio piazzato, ma non c'è nessuno dei suoi a raccogliere il prezioso suggerimento e la sfera viene poi messa al sicuro dalla retroguardia di mister Bonatti. Scampato il pericolo, i pescaresi passano all'incasso pochi istanti dopo, allorquando De Leonardis si accentra dalla sinistra e lascia partire un tiro cross dal fondo, sul quale interviene fortuitamente Scoglia, il cui colpo di testa risulta determinante per mettere fuori causa il proprio portiere e consentire ai portuali di chiudere la frazione col prezioso vantaggio di misura. Alla riapertura dei giochi, l'undici di casa cerca di chiudere la pratica, anche se l'iniziale affondo dello stesso De Leonardis è abbastanza prevedibile per l'appostato Durantini. Gli ospiti cercano di rientrare in gioco, producendosi in un paio di interessanti opportunità a stretto giro. Al sesto Mergiotti cerca fortuna senza trovarla da distanza ragguardevole. Pochi istanti dopo, il piazzato dal limite di Cancelli è temibile, ma non devastante, visto che la sfera si spegne a fondo campo. Sull'altro versante, il destro dal limite di Ligozchi ha la stessa sorte, con la sfera che scivola a fondo campo. La truppa di mister Appignani ha impellenza di tornare in carreggiata, ma la porta pescarese rimane ancora immacolata, anche se l'intervento di Chiavaroli su uno spiovente dalla destra di Scoglia rischia di innescare la battuta a colpo sicuro di Mergiotti, ma quest'ultimo, grazie all'estremo di casa, calciando clamorosamente al lato da posizione propizia. Un minuto dopo, la rasoiata di Marzoli sibila pericolosamente al lato e il preludio al pareggio dei teramani, che arriva al 31esimo per merito di Mergiotti, abile a raccogliere l'assist del compagno di squadra Colicchia, che lo mette nelle condizioni ideali per battere a rete da distanza favorevole. L'euforia per il raggiungimento del pareggio dura lo spazio di un battito di ciglia, visto che i portuali tornano a ribadire il vantaggio dopo una manciata di secondi. Il tempo di battere il calcio di riavvio e imbastire una fulminea azione con un lungo rilancio dalle retrovie e un nuovo sfortunato intervento di un calciatore avversario. In questo caso è il colpo di testa
testa di Di Marco a innescare involontariamente Di Felice, che non si fa pregare per scavalcare il malcapitato Durantini con una beffarda palombella che manda in visibilio la tribuna pescarese di Fede Portuale. Per il Castiglione Valfino si tratta di un colpo difficile da digerire e in effetti non vi saranno ulteriori reazioni dell'ormai ex capolista, che anzi rischia al 39esimo quando i padroni di casa invocano il penalty per un contatto in area tra Scogli e Ligozchi, ma anche in questo caso il direttore di gara non ritiene che vi siano le condizioni regolamentari per indicare il dischetto. Si tratta di un episodio che a conti fatti risulterà ininfluente ai fini del risultato finale, comunque favorevole ai ragazzi di Paluzzi che ritrovano il sorriso dopo un periodo decisamente avaro di soddisfazioni. Per il Castiglione Valfino, sconfitta condita da una buona dose di sfortuna che fa perdere il primato, ma non pregiudica il cammino sin qui percorso dalla truppa di Appignani. Marco Appignani, il tecnico del Castiglione Valfino. È una partita giocata a pari livello, si sapeva, anche la classifica lo dimostrava, però purtroppo per voi è arrivata una sconfitta. Sì, sapevamo anche della Flacco, che è una squadra importante. Noi abbiamo fatto un'altra grande prova. Peccato per questo infortunio di subito dopo l'1-1, però penso che la sconfitta sia del tutto immeritata. Sì, mister Sa, il pallone sono fatti anche di episodi, forse voi due episodi oggi sono stati determinanti per la vostra sconfitta. No, sì, ma guardiamo avanti, noi stiamo facendo un grande cammino e con tanta umiltà continuiamo il nostro percorso, già mercoledì un'altra gara importante, però sono contento dei ragazzi, sono contento del lavoro che stanno facendo e stiamo facendo un grandissimo lavoro e quindi sono molto molto contento. Mister, se non mi sbaglio l'anno scorso stavate lottando per non retrocedere oppure per i play-out, quest'anno invece state lottando per i play-off, cos'è cambiato dall'anno scorso? Ma innanzitutto non lo so, non mi permetto di parlare dell'anno scorso perché non c'ero, so che la società, la nuova società, dai presidenti tutti, da Peppino Pantalone, da Marco D'Agostino, sono persone che hanno ricreato veramente un grande entusiasmo a Castiglione. Noi con tanta umiltà, con un manipolo di ragazzi, stiamo cercando di riportare più persone possibile allo stadio la domenica, però continuando con queste prestazioni penso che ne verranno tanti. Il tecnico della Delfino Flacco Porto Pescara, Guglielmo Bonati, è molto visibilmente molto contento dopo la prestazione dei suoi ragazzi di oggi. Avevi chiesto una prova di cuore, di coraggio e ci siete riusciti. Sì, sono molto contento perché battere la prima in classifica è sempre una grossa soddisfazione, però prima del risultato conta la prestazione. Effettivamente avevo chiesto una partita per i ragazzi che erano fuori, per i troppi infortunati che abbiamo. Questo è un anno brutto sotto questo punto di vista, abbiamo 10 ragazzi fuori con infortuni gravi, abbiamo fatto 2 crociati, penso che statisticamente sia difficile riscontrare un'epidemia del genere, e quindi il gruppo ha avuto delle settimane difficili. Si dice che il Delfino debba sempre fare, dire, perché l'anno scorso, no, sono stupidaggi, perché della squadra l'anno scorso sono rimasti in pochi, e siccome noi facciamo della coesione e dell'affiatamento una delle nostre armi, questa non può essere ancora al massimo, non c'è, i ragazzi devono crescere, perché anche oggi abbiamo vinto, ma abbiamo vinto non del tutto meritatamente, ma per merito del Castiglione. Castiglione poteva passare in vantaggio, poteva pareggiare, ha preso gol dopo l'1-1, dopo 10 secondi, e quindi è stata una mazzata. È una squadra che mi ha sorpreso, devo dire la verità, nel senso che sapevo che avevano giocatori forti, ma non pensavo fossero così entusiasti. Complimenti a loro, complimenti al loro allenatore che è bravissimo, hanno fatto una partita importante e questo avvalora ancora di più la nostra partita, perché con 10 assenti, di cui 7-8 ragazzi titolari l'anno scorso, questo è un risultato importante. Sì mister, come ho detto anche al mister del Castiglione, le partite sono fatte di episodi, forse voi siete stati abili a sfruttare i due episodi dove loro forse hanno commesso qualche debolezza. Ma secondo me di episodi ce ne sono stati tanti, quindi quando ce ne sono tanti da una parte e tanti dall'altra, andare a capire qual è l'episodio che decide la partita è difficile.
perché noi comunque abbiamo creato molto più dei due gol, a mio parere. Abbiamo fallito delle occasioni e anche loro, quindi è una partita in cui diciamo che siamo stati leggermente più bravi a concretizzare e loro un po' meno fortunati. Poteva finire in pareggio, potevano, era una gara da tripla e così è stata. Ci siamo giocati la partita, loro si sono giocati la partita, secondo me è stata una partita molto bella. Sono partite che accetti serenamente il risultato perché la tua squadra e la loro squadra ha fatto del tutto per fare bene in mezzo a campo. Come dicevi tu, mister, all'inizio della partita stavano 6 fuori quota, ma c'è speranza che si recuperi qualcuno? Ma guarda, giusto per dare l'importanza ai ragazzi e per augurargli una pronta guarigione, purtroppo ti devo rispondere di no, perché Pierfrancesco D'Incecco si è fatto il legamento crociato anteriore come Fabio Di Giacomo e Salvatore Falso nella visita medica gli è stata riscontrata un'aritmia che dovrà risolvere chirurgicamente, quindi gli faccio anche in bocca al lupo, per tra 20 giorni dovrà fare un'operazione. Lorenzo Casalena ha avuto una brutta infortuna alla caviglia, è già da fermo da un mese e mezzo e ce ne vuole ancora per un altro mese. Tra l'altro si aggiungerà anche Jasek squalificato, forse dimentico ancora qualcuno. Alessandro Merico oggi ha giocato ma è rientro dopo 3-4 settimane perché la pubalgia lo rallenta e quindi non si allena oggi, non so come abbia fatto a fare 100 minuti e credo che domani lo dovremmo mettere in ghiacciaia probabilmente. Ripeto, dimentico ancora qualcuno. Terzini. Luca Terzini, che ha avuto un malore nella partita di Coppa Italia con l'Ortona. E sembrava nulla di che, poi il sabato mattina prima della partita a Palombaro mi sembra ha accusato un altro malore, quindi anzi prima della partita fuori casa non mi ricordo, forse abbiamo vinto Ortona, prima di Ortona al campionato, che abbiamo giocato prima in Coppa e poi in campionato, e secondo me dimentico ancora qualcuno perché sono veramente tanti. Per fortuna abbiamo tanti ragazzi bravi. Il gol del 2-1 l'ha fatto Lorenzo Di Felice, in panchina avevamo Luca Gagliardi con 2001, è entrato Samuele Tizio con 2000, avevamo 6-7 fuori quota, sono diventati forse 8 nel frattempo. Bene così, alla fine il Delfino Flaccoporto è una squadra di settore giovanile, quando gli capitano queste cose ha la fortuna di poter attingere ai settore giovanile, i ragazzi non sono esperti come quelli che giocavano, non sono pronti come quelli che giocavano prima, dobbiamo tirare fuori altre armi perché poi alla fine qualcosa dentro evidentemente ce l'abbiamo. Perché il cuore che abbiamo messo oggi lo dobbiamo mettere anche nelle prossime partite, anche se sarà difficile, perché poi non è solo il cuore, perché nel calcio contano tante cose e quando metti tanti ragazzi in mezzo al campo devi anche saper accettare degli errori e delle cose che magari quelli più pronti non fanno. I 4 infortunati poco prima citati dal mister, partiamo da Luca Terzini che è il più anziano di tutti e vi spiegherà lui poi man mano i problemi che hanno avuto in questi ultimi tempi. Sì, buonasera. Come hai detto tu, al momento siamo indisponibili, non possiamo dare una mano a questa squadra. Come dicevi, abbiamo avuto ognuno un infortunio. Io ho avuto un piccolo problema fisico, mi sono sentito male 2 settimane fa e quindi devo stare ancora a riposo per un po' di tempo. Anche se vorrei tornare subito in campo perché manca stare in mezzo al campo e vedere i compagni di squadra che lottano per questa maglia. Io sono Lorenzo Casalena, ho avuto una distorsione alla caviglia sinistra, è un mese e mezzo che non sto in mezzo al campo. Però penso che comunque una settimana, massimo 2, posso tornare ad allenarmi e così almeno potrò tornare a lottare in campo con i miei compagni di squadra, che mi manca tantissimo. Io sono Pierfrancesco D'Incecco e come il mio compagno Fabio Di Giacomo mi sono rotto il legamento crociato anteriore, io ho il destro e il sinistro e purtroppo staremo lontani per un bel po'. Però stiamo lavorando un sacco fuori dal campo per ritornare il meglio possibile, il prima possibile. Già mi ha presentato, quindi confermo le sue parole, si spera di tornare per le ultime 2-3 partite, di fare il rush finale di Pasqua e speriamo, nel frattempo diamo il nostro apporto e sostegno fuori dal campo. Lorenzo Di Felice, centrocampista della Delfino Flacco Porto Pescara, il tuo secondo gol ha permesso alla squadra di vincere e portare i 3 punti in classifica, molto fondamentali anche per il morale. Abile a sfruttare con un pallonetto
lo sbaglio dei difensori della Castiglione Valfino. Sì, è stata una grande emozione anche perché è stato il mio primo gol tra i grandi, diciamo. E comunque, appunto, come ha detto lei, questo gol ci ha permesso di portare a casa i 3 punti che fanno sicuramente morale, ma anche per la classifica sono importanti, perché comunque adesso risaliamo la china e proviamo domenica dopo domenica a portare a casa tutto quello che possiamo. Sì, una squadra molto giovane la vostra, inizialmente con 6 fuori quota e poi ne sono subentrati ancora altri. Cosa provano questi ragazzi a giocare in promozione così nel 2099, 2001, vabbè, forse non ha giocato, però in panchina è sempre un buon obiettivo. Ma oltre il fatto dei fuori quota, siamo comunque una squadra molto giovane, anche per quanto riguarda gli over. Comunque non dimentichiamoci che siamo una società di settore giovanile, quindi abbiamo anche un grande apporto dal settore giovanile, appunto. E comunque per noi ragazzi più giovani, diciamo, è un grande onore poter giocare insieme ai grandi, perché innanzitutto loro, oltre a giocare per portare a casa i punti, per fare la prestazione, giocano sempre con l'obiettivo di farci crescere. Ci vogliamo un gran bene, siamo tutti uniti e quindi per noi è un grande onore far parte di questo gruppo. Un po' di pressione all'inizio di partita c'era oppure il mister non ve la fa sentire? La pressione c'è sempre, diciamo, perché comunque abbiamo affrontato la prima in classifica, è una squadra ottima, organizzata, con buone individualità. Però siamo stati molto bravi a gestirla questa pressione, soprattutto grazie al mister e grazie al gruppo, e quindi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto oggi. Lorenzo De Leonardis, attaccante della Delfino Flacco Porto Pescara, il tuo è stato un gol fortuito, però è sempre bello. Sì, è stato deviato, io ho messo un cross, il difensore avversario ha deviato il pallone. L'importante è che la palla alla fine sia entrata e ci ha permesso di andare in vantaggio. Poi nel secondo tempo abbiamo gestito un po' la partita, loro sono stati bravi comunque a attaccarci, siamo difesi, abbiamo subito il gol, ma siamo stati bravi subito a reagire. I miei compagni sono stati veramente bravi. Volevo fare complimenti a Lorenzo Di Felice per il suo primo gol in promozione, è un giovane 99, un fuoriquota, si merita il gol. Però adesso ci godiamo questa vittoria e ci prepariamo subito al prossimo turno di mercoledì. Sì, visto gli infortuni e gli infortunati dei tuoi compagni, adesso bisogna che ci prendi un po' l'abitudine vedere tanti ragazzi in formazione. Sì, per me non è assolutamente un problema, in quanto sono ottimi ragazzi, abbiamo un buon settore giovanile, quindi sono preparati ad affrontare a venire con noi a giocare la domenica. Noi li accogliamo ben volentieri, sono bravi e tutto l'apporto che ci possono dare tutto è guadagnato, diciamo. Adesso testa subito a mercoledì, perché c'è un turno infrasettimanale in quella di Loreto Aprutino con il Passo Cordone. Sì, come ho detto prima, adesso ci godiamo la vittoria, però subito pensiamo alla partita successiva. Passo Cordone è una buona squadra, negli ultimi anni ha sempre lottato per l'alta classifica, quindi noi domani ci rimettiamo subito in moto e prepariamo subito la sfida. È una buona squadra organizzata e quindi niente, ci prepariamo.